Buongiorno, è la mattina del 13 agosto e ho appena lasciato Boiano e sto andando verso Altilia, che è un sito archeologico, probabilmente l'ultimo sito archeologico che vedrò. E signori, una brutta notizia, oggi credo proprio che sarà l'ultimo giorno di cammino in Molise. Un po' mi dispiace perché mi ci stavo affezionando a questa città, a questa regione. Cioè, ormai so pure tutti i detti, pesante niente. C'è pure. Come era quella. De caucia sa pecora. Mi sembra proprio calabrese, de caucia sa pecora. Però. Vabbè, però anche le cose più belle prima o poi devono finire. Quindi, signori, dai, godiamoci quest'ultimo giorno. Ok, Molisani, sulla segnaletica dobbiamo un attimo lavorare. Ora io non dico di trovare quella che c'è in Trentino, dove ti scrivono pure, non lo so, quanti sassi incontrerai sul percorso. Ma per capire questo ci vuole il raptomante. E dai, raga, su, un po' di impegno. Ma in questo momento sto percorrendo due. Cioè, sono su un percorso che racchiude altre due vie più famose. Una è il tratturo Pescasseroli-Candela, che è uno dei tratturi più antichi e più grandi del sud Italia. E poi sono anche sul famosissimo, infatti è segnato anche sulla mia applicazione, sul famosissimo Sentiero Italia. A proposito del Sentiero Italia, allora, per chi non lo conoscesse, il Sentiero Italia è un sentiero lunghissimo, uno dei più lunghi del mondo, che attraversa tutta l'Italia, fa tutto l'arco alpino, poi scende per gli Appennini, fa anche Sicilia e Sardegna. Ultimamente, soprattutto nel lockdown, mi sono arrivate una valanga di messaggi, notifiche di gente che mi segnalava questo sentiero dei parchi, sentiero del parco, che altro non è che il vecchio Sentiero Italia, che è stato ripreso. E in teoria vogliono rivalutarlo. Allora, io non sono un fan, sinceramente, di questa idea. Prima di tutto perché gli hanno semplicemente cambiato il nome, ma il sentiero quello era e quello rimane. Secondo, è un sentiero di, non mi ricordo, 6.000-7.000 chilometri. E secondo me non è la via giusta, perché per fare un sentiero del genere, capite bene, se vuoi farlo tutto, devi prenderti tipo, non lo so, 8 mesi, un anno di cammino, cioè senza fermarti. E c'è gente che a malapena riesce a fare un cammino di 10 giorni, ma per una questione di tempo, di organizzazione, giustamente non puoi estraniarti dalla tua vita o da quello che fai di solito. Quindi è un, se vogliamo veramente, l'hanno chiamato, sarà il cammino di Santiago d'Italia, ma io non credo proprio perché la cosa bella del Cammino di Santiago è che, prima di tutto, ha una serie di infrastrutture intorno che noi ci scordiamo e si può fare veramente con 2 lire, anche se non sono un fan del Cammino di Santiago, della Via Francese. Però effettivamente loro ci hanno visto giusto. Quindi, secondo me, se veramente vogliamo aspirare a diventare come i nostri amici spagnoli sui cammini, dovremmo puntare a qualcosa di un po' più fattibile, ma già ci sono un sacco di realtà e soprattutto lavorare sulle infrastrutture. È inutile che continuate a proporci. Cioè, ora diciamoci la verità, gli hanno cambiato il nome, non faranno un granché e prenderanno i fondi. Questa è la verità sul sentiero del parco. Quindi ragazzi, io sono contento che voi mi scriviate, mi diciate: Nico, guarda, c'è il sentiero del parco. Ma esisteva già. E soprattutto, ripeto, la cosa non è che proprio mi faccia impazzire. Ah, ieri sera ho cenato in un ristorante a Boiano che voglio consigliarvi, che il cui nome era L'Uvic Pedent, che tradotto, poi mi hanno spiegato, significa il vico, la strada interna. L'Uvic Pedent. Sono stati gentilissimi,
Naturalmente mi hanno guardato un attimo strano quando mi hanno chiesto, come al solito, quanti siete? Uno. Vabbè, ma quello ormai ci sono abituato. Però è stato veramente una cena fantastica, cucinano benissimo, ho speso pure pochissimo. Quindi, ecco, adesso morirò, guardate. Eccoli. No. Si sono azzannati fra di loro alla fine. E dopo questi 15 km, finalmente, signore e signori, la scopriamo insieme. Ecco lì dinanzi a noi l'antica Sepinum, meglio conosciuta adesso come Altilia. Dai, andiamo a fare un tour veloce di questo posto meraviglioso. Allora, quella che abbiamo di fronte a noi è la vecchia basilica di Sepinum, dove si vedono colonne. Di solito c'era un tempio, c'era una basilica o qualcosa del genere. Invece alla nostra sinistra abbiamo il vecchio foro. Qui è dove si facevano i mercati, le cose, cioè diciamo, porta portese, tutte quelle cose lì le facevano qua. Il mercato del mercoledì di Noi Cattaro, che voi non sapete dov'è, ma vi assicuro che è importante per Noi Cattaro il mercato. Comunque, a divagazioni a parte, lì hanno ricostruito quella che doveva essere la parete, ci sono rimasti quei quattro mattoncini. Vabbè, a parte quella lì, che è una costruzione un po' più nuova, credo. Andiamo a vedere il teatro, va. Ed ecco, andiamo nel teatro. Qui parliamo di epoca romana, poi ha subito naturalmente varie ristrutturazioni. Come vedete, gli edifici intorno credo siano molto più recenti. Che si viene a definire grazie ad un corpo retrostante, E voilà, quale ripiega d'angolo questa è la platea, gli spalti, e questo qui doveva essere il palco, praticamente. Bene, oggi avevo due possibilità: o arrivare a Campobasso e dormire direttamente lì per ripartire poi domani mattina con calma, oppure alzare un po' il passo, cercare di arrivare ad un'ora decente a Campobasso e riuscire a prendere un mezzo che mi riportasse a casa. Allora, sto provando ad arrivare a Campobasso il prima possibile. Ho appena lasciato Sepino alle mie spalle, Sepinum, e adesso mi dirigo verso San Giuliano del Sannio, che indovinate un po' dov'è? Quello lì in alto! Quindi adesso ci sarà una bella discesa e poi un'altra bella risalita. E vabbè, ma tanto ci siamo abituati, dai. Dai, proseguiamo. Ah, guarda quanto è bello sto viale. Così dovrebbe essere sempre. Ed eccola, San Giuliano del Sannio. Ci sono quasi arrivato. Ah, vabbè, sono in orario sulla tabella di marcia comunque. Dai. Ricordate i tre camminatori di Bergamo che ho incontrato a Pietrabondante, no? Ma poi durante la cena, abbiamo cenato insieme, stavamo parlando più o meno di come camminavano, che percorsi avevano fatto. E a un certo punto mi hanno spiegato che loro, se sanno di dover stare fuori tipo 7 giorni, si portano 7 magliette e a fine di ogni giornata la buttano via, pur di non lavarla. Io la trovo una cosa assurda,
mi fa troppo ridere. Ho detto, ma voi buttate via una maglietta ogni giorno, ma lavatela, no? Fate prima. Fa no, non vogliamo lavarla. Ho detto, vabbè, e quindi gli ho detto, fatemi una cortesia, voglio una testimonianza di questa cosa. Eccola qua. Ciao a tutti, io sono Bruno, uno di quei tre camminatori che ha incrociato Nico a Pietro Abbondante alcuni giorni fa. Purtroppo noi andavamo verso il mare, lui invece andava verso la montagna facendo il cammino inverso. Dunque, noi, il nostro cammino era già definito, cioè tutti gli alberghi, hotel o bed and breakfast erano già prenotati, quindi non è stato necessario portare il sacco a pelo. Di conseguenza, ciò che tenevamo, lo spazio del sacco a pelo nello zaino, è stato sostituito da un numero di magliette pari al numero di giorni di cammino. E questa nostra abitudine non era un'abitudine simbolica, come chi durante il cammino di Santiago utilizza delle magliette e quando arriva al faro di Finisterra le brucia. No, era solo una comodità per arrivare la sera e buttare, senza dover lavare, ciò che era stato utilizzato durante la giornata. Nico è rimasto stupito da questa nostra abitudine e mi ha chiesto oggi, giorno del ultimo giorno del nostro cammino, di fargli un video dove butto l'ultima maglietta utilizzata. Questa è l'ultima maglietta che viene buttata nella spazzatura. Ciao Nico, buon cammino, spero di rincontrarti, chissà, in giro per il mondo, per l'Italia. No, ma questa cosa, cioè, è come se finisci di mangiare e butti via il piatto perché non hai voglia di lavarlo. Cioè, ma, io non ci credevo, lo fanno davvero. Va bene ragazzi, grazie, alla prossima. Dopo una bella salita sono riuscito ad arrivare al terminal bus di Campobasso, che è alle mie spalle, come potete vedere. Come potete sentire anche. E riuscirò a prendere un mezzo che mi riporta a casa. Non me ne vogliano gli abitanti di Campobasso, ragazzi, scusate. Ma stasera non dormirò qui, preferisco tornare direttamente. E ragazzi, grazie mille per avermi seguito. A breve pubblicherò anche un highlights e le mie considerazioni su questo Molise Calling. Ma rimanete sempre collegati con il canale YouTube, la pagina Facebook e Instagram, perché credo che mi riposerò qualche giorno, ma ripartirò presto. E credo che questa volta forse sfiderò gli dèi.